A differenza dello scorso episodio, ho chiesto a 5 fitness influencer di controllarmi, oltre alla mia dieta, anche il mio allenamento. Ora è mattina e il video non è ancora iniziato, ma sicuramente sarà stato un errore. Vabbè, sicuramente è buono, però non è che sia la prima cosa che mi vada di mangiare a colazione. Vi vorrei far vedere la mostruosità di sta roba. È tipo una sensazione paragonabile al plank, che non finisce più il tempo. Buongiorno. Questa è la mia colazione e va dritta in forno. Ma vi chiederete che cosa sarà mai questa colazione che stai mangiando così strana? Beh, sarà Pigna a spiegarlo. Allora Alan, buongiorno. Siccome io sono di Genova, non posso che consigliarti una fantastica orata sotto sale, cotta in forno con un bel po' due limoncini nella pancia, così, sai, due pomodorini. Direi ottimo pasto come colazione. Vabbè, sicuramente è buono, però non è che sia la prima cosa che mi vada di mangiare a colazione. Tra l'altro ci abbiamo messo più di un'ora e mezza tra prepararla, riprese, eccetera. Sto morendo di fame. Era sinceramente buonissima, molto più buona dell'orata che mi faccio normalmente di solito. Come voto gusto sarebbe un 8, però dato che è colazione ti do 7. Come voto valori non posso che dare un 8, sarebbe stato perfetto se ci fossero anche dei carboidrati in più. Infatti di solito mi alleno la mattina, però dato che ho un botto di fame e non ho carboidrati in corpo, prima probabilmente farò il pranzo. Quindi vediamo cosa ci propone Federica Ciurli. Ciao Alan, allora per pranzo ti dico di farti risotto zucchine e gamberetti, che secondo me è buonissimo e sopra ci metti anche un po' di scorza di limone. Buon pranzo. Beh, direi che non c'è tanto da commentare. Dovrei chiedere a più ragazzi in questo format, almeno mangio delle cose decisamente più buone. Buono. È fatto sia con zucchine che con zucchine frullate, quindi è diventato una crema ed è per questo che il riso è verde. I gamberetti sono una delle mie fonti proteiche preferite, vi giuro, li amo. Saranno tipo 10 anni che non mangio un risotto, ma sapete che me li ricordavo meno buoni? Tra l'altro sono molto sazianti. Come voto gusto si merita un bel 8. Questo è un pasto super fit, super bilanciato, quindi do un bel 10 su 10. E tra l'altro è anche un perfetto pre-workout. È il momento di spaccarsi il culo. Su quella lavagna ho scritto i 5 esercizi che comporranno l'allenamento di oggi. Vi spoilerò già che ovviamente se tu chiedi a qualcuno fammi fare un esercizio come tra virgolette sfida, ti dirà di fare qualcosa di gambe. Infatti sarà tipo più pesante del mio allenamento normale. Primo esercizio: stacco da terra, proposto da Federica Ciurli. Fai una singola pesante, più o meno RP8/9, di stacco con fermo al ginocchio. Per quanto riguarda invece il back off, sempre stacco con fermo al ginocchio, però mi fai un 5x3 al 92% della singola pesante che mi hai appena fatto. Sono ormai 3 settimane che Luca, il mio coach, mi ha introdotto lo stacco regular in funzione del sumo, quindi vediamo che carico posso fare appunto in RP8/9, che non ne ho minimamente idea, non sono mai andato oltre i 130 kg. Speriamo che Luca non guardi questo video. Mi sono scaldato, iniziamo con 150 kg e vediamo. Il callo mi fa molto male, quindi userò questo strumentopolo per non uccidermi. Non picchiatemi se non faccio un bellissimo stacco regular, ma ripeto, da poche settimane che lo sto facendo. Si può salire. 170. Direi RPE più 8 che 9, però mi fermo qua perché c'ho anche il back off e c'ho un botto di altra roba da fare. 180. Non lo so, perché in realtà non c'è, di forza ce l'avevo, solo che mi fa un po' male la mano. Sembra una scusa, ma davvero. In più per me ero troppo avanti col busto. Sono cotto. Allora, non vado oltre anche perché settimana prossima c'ho i test, quindi 155. Quando mi dà il contraccolpo il callo mi uccide. Oh, ma sarà pesante, non so neanche se lo chiudo sto 5x3.
pranzo era buono, Federica, ma questo non buono. Ora Bertra ci mostrerà il prossimo esercizio. Voglio che tu faccia un bel 6x5 di Bulgarian split squat con un bel carico. Voglio vederti soffrire bene. E in bocca al lupo, mi raccomando. Questi sono uno spoiler del prossimo e ultimo episodio del Long Gym. I manubri regolabili cromati di Tinsim. Non so quanto peso posso andare a usare. Tanto sti manubri arrivano a 41,5 kg, quindi non credo di usarli tutti. Credo che 31 sia il mio peso, anche perché magari potrei fare qualcosa di più, ma magari non le chiudo tutte. Inoltre sto, cioè, dopo lo stacco, diciamo che sono un po' stanco. Non so come, ma il sinistro è molto più forte del destro. C'ho le gambe completamente a capo. Nonostante gli straps, mi fanno pure malissimo gli avambracci. Io mi riprendo. Intanto Marzolla, grande atleta, molto forte, ci spiega il prossimo esercizio. Per l'esercizio mi devi fare il belt squat walk, che come sai sta facendo un po' impazzire tutti ultimamente. Un bel 3 serie da un 3 minuti. Con ti consiglio 30 kg, non di più, perché secondo me di più non ne hai. Non so perché me ne sono arrivate due da Amazon. Non è Marika che l'ha ordinato, secondo me è accannato e l'ha preso due. Matteo mi deve 20 euro. Per chi non lo sapesse, comunque è questo esercizio. Non so quanto caricare, magari vado per i 30 kg come ha detto Matteo. Ok. Spero che non si sfondi. Non so se lo sto facendo giusto. Cioè devo alzare le gambe. Una cosa che stanca anche la lombare, cioè perché comunque il peso ti tira. È tipo una sensazione paragonabile al plank, che non finisce più il tempo. Il primo minuto e mezzo era te tranquillo, poi al secondo inizia a far male la lombare, dal secondo al terzo fa malissimo. Usare il telefono durante il rest è per noob. Usarlo durante l'esercizio è per pro. Fa tipo male tutto qua. Cioè non male per qualcosa a livello muscolare, dico. Mi sento stanco. Ah! Tira tutto. La cosa figa è che comunque, cioè se avete un gym e non avete troppi macchinari, cose per le gambe, può essere una variante carina. Vi sfonda. Però è carino. Cioè non avete idea che male che sto facendo. Ora Carlo, da bravo ex calistenico, ci propone: mi spari in stile calistenico una bella dragon flag con un addome di ferro. Sfruttiamo questo bellissimo tappetino di sughero di Prozis, che pesa un chilo. Non mi ha detto serie, tempo, quello che è, quindi farò come mi pare. Non so se riesco a farla in realtà, non l'ho mai fatta in vita mia. Si è alzata la panca. Cioè io se riesco a farla per me è già un successo, che non penso sia facilissimo. Ah, le braccia! Aia! Me li sfondo i tendini delle braccia, altro che addome di ferro. Oh, però ce l'ho fatta, eh. Vabbè, direi che 3 serie per 5 secondi bastano. Prossimo e ultimo. Come esercizio mi fai un bel 4 per max di sissy squat. Proprio voglio vederti vomitare le budella, perché sennò non sono contento. Concludiamo al meglio la sessione. Ragazzi, tengo sulle ginocchiere perché non ho voglia di sfondarmi le ginocchia già tra 3 squat settimanali. 4 per max. Sono i polaretti. Ne voglio uno. No. La fragola. No. Per chi non conoscesse l'esercizio, talloni staccati, il busto deve essere in linea con i quadricipiti, quindi più si va avanti più si scende. Le gambe mi bruciano. Cioè battiti a 120.000. Fa malissimo le gambe. Cioè proprio tipo dopo una corsa, mi sembra. Anche perché, ripeto, oggi sarebbe il mio rest day, quindi io mi sono allenato.
Non salgo più. No, sì. Pigne, vaffanculo. Allenamento finito, sono veramente disintegrato, mi viene un po' il vomito e sinceramente non vado a mangiare, mangerò tra qualche ora. Il post-workout ce lo propone Bertra. Caro Alan, farti umiliare i giochi da tavolo non ti è bastato, quindi mi hai chiesto cosa farti mangiare. Dato che sei un vero gym bro, cosa c'è di più gym bro di gallette con il burro d'arachidi? Però anche lo shaker proteico è molto da gym bro, quindi voglio che tu faccia un bello shaker proteico con quello che ti pare, con latte d'avena, con l'acqua, quello che più preferisci, una bella proteina al magari di vaniglia che non ti piace, e poi ci prendi due gallette piene di burro d'arachidi, le bucci dentro, shakeri bene e poi bevi e mastichi quello che è. Effettivamente questo pasto è molto da gym bro. Qua ci sta più burro d'arachidi che galletta a livello di peso e non sto scherzando. Ovviamente burro d'arachidi naturale di Proasis crunchy, perché se prendete quello liscio siete delle brutte persone. Non ho capito perché hai detto che le proteine alla vaniglia non mi piacciono. Mi piacciono un botto. Io non ho proprio inteso come debba fare, se mangiare, masticare, quindi nel dubbio farò entrambi allo stesso momento. Le proteine alla vaniglia fanno paura. Ci entra tipo al pelo, però non esce più. Posso tipo bere così? Ma che cazzo faccio? Come può non essere buono? Un botto di tempo fa lo facevo con le fette biscottate, però. Ma con le gallette è meglio. Non so se ho fatto più fatica a masticare tutto sto burro d'arachidi o a fare gli affondi. C'ho tutta la bocca impastata. Comunque era molto buono. Non so quante calorie ho mangiato, ma penso sia una delle merende perfette per la fase di massa, veramente. Voto gusto 8, voto valori 8. Ora Matteo ci spiegherà la cena. Comunque vi ricordo di commentare con i nomi per i prossimi 5 fitness influencer, mi raccomando. Alan, purtroppo hai fatto male a chiedere a me. Sul cibo, consiglio dello chef è pollo, fallo come ti pare, non mi importa, basta che non sia troppo asciutto. Ti prendi al supermercato il pane, quello fatto tipo a Mantovano, ci metti dentro il pollo e poi per aggiungerci quel pochino di croccantezza, un po' di patatine, quelle tipo della San Carlo, quelle con pochi grassi, insomma. Croccante al punto giusto, buono, se metterci un pochino di salsine ti metti quelle ed è più fit di quanto pensi. Il panino con pollo e patatine mi riporta ai tempi del Grest. Con l'insalata era più carino, Matteo prendi nota. Ho messo una salsa messicana che ha pochissime calorie, tipo il pomodoro. Il pollo l'ho marinato nella salsa teriyaki zero di Prozis, raga, viene una bomba. Le patatine latte della San Carlo non c'erano, quindi ho detto vabbè, le farò io, dato che le mie patatine fit sono oggettivamente buonissime. Tra l'altro un sacco di ricette le potete trovare nel mio ricettario. Però Marika ha trovato queste qua della Coop. Vi lascio qua schermo i macro, ragazzi, fanno paura, non hanno praticamente grassi, cioè sono oggettivamente buonissime. Vediamo com'è. È buonissimo e ha degli ottimi macro, cioè veramente tanta roba. E come voto gusto un bel 9. Come voto macro gli do un bel 9. Anche con le patatine meno light sarebbe stato abbastanza bilanciato. E direi che si può passare all'ultimo pasto. Il pre-nana lo propone Carlo e l'avevo già preparato la sera prima. Ciao Alan, allora come spuntino pre-nanna mi fai una gelatina di Prozis. Dato che questo preparato di Prozis non ce l'ho, la faccio in un altro modo. Uso l'H2O che è un aromatizzante per acqua. Ci aggiungo la agar-agar per fare la gelatina e in pratica è la stessa cosa. E mi ci metti dentro degli straccetti di pollo e un po' di cioccolato. Come carbo, qualche carota. Pronta. Passo la linea a me stesso tra 24 ore. Mi sa che ho messo troppo agar-agar perché è molto denso. Vi vorrei far vedere la mostruosità di sta roba. No! Oddio, è ancora più brutto. No, questo è veramente un po' too much. Sincero, pure per me. Intanto assaggiamolo con la carota. È che io odio anche tipo la simmentali, cibi in gelatina. A me fanno proprio schifo. Questa è pure al limone, ma con la carota non è terribile. Il problema sarà il pollo. Cioè il biscotto per cani nel video contro Bertra non era nulla. Penso che tra i video di questa serie questo sia assolutamente il peggiore. È veramente disgustoso. Ma le gocce di cioccolato, cioè, dove sono finite? Ah, le gocce si sono sciolte perché praticamente era caldo il liquido quando l'ho versato. Cioè mi sembra di avere davanti una Simmental, però che si è tipo evoluta.
Il retrogusto è cioccolato. Ci sta pure bene, non so perché. Il problema è la consistenza che mi fa troppo schifo. La gelatina da sola è molto buona. C'è il limone. Sto pensando ai minuti di vita. Giuro se non mettete like. Valori è abbastanza buono, anche perché almeno è bilanciato. 8,5. Il botogusto 4. Perché comunque è il pollo rovina tutto, se no era pure più alto. Ho proprio un pezzettone di pollo. E con il tempo, che è esattamente come il mio umore dopo questo video, vi ricordo di lasciare like e commentare con i 5 nomi per i prossimi fitness influencer per altre puntate. Vi ricordo di seguirmi sulle altre social. Grazie a tutti quelli che usano i miei codici sconto, mi supportano un sacco. Grazie a chi prende il mio ricettario e noi ci vediamo alla prossima.